Ciao Giancarlo! Ciao Emilio, come stai? Io sto bene, molto bene, un piacere vederti. Ah sì, non posso dire lo E stesso, però vabbè, io questo sto insomma. scherzando, non è un piacere vedere te, ma è un piacere vedere questa meraviglia. Di Emilio scherziamo sempre. Qual è Sì. la meraviglia? Sarei No, io? no, no, questa è la meraviglia. Sì, sono belle Meraviglia, casse. meraviglia Ti che piacciono? presentate, lo ricordiamo, lo scorso anno. Anzi. Cioè, ricordo che mi hanno fatto tornare prima dalle vacanze, l'ultima settimana di agosto, per scrivere il comunicato stampa di debutto della serie 800. Poi, con un po' di, diciamo, perplessità e vicissitudini, sono, diciamo, disponibili al commercio già da qualche mese, ma in quantità e in tutte le colorazioni da poco. Ecco, Da molto poco. da poco. E diciamo poi ai nostri amici, dove ci Sì. troviamo noi adesso? Ci troviamo nella redazione di Audio Review. Ah, Eh sì. e come mai? Come mai ci troviamo Ci lì? troviamo nella redazione di Audio Review perché hanno provato le 802D4 in anteprima, gliele abbiamo date. E quindi come vanno? Non te lo dico, però ti faccio vedere quanto sono belle. Sì, questo sì. Perché sembrerebbero abbastanza simili alla vecchia serie, come alcuni hanno detto, ma cominciamo con la canna molto più lunga, il gruppo magnetico è diverso, ma non lo possiamo vedere. All'interno c'è la famosa sospensione biomimetica del mid-range e i woofer sono stati notevolmente migliorati, se si vede dal parapolvere. Il parapolvere prima era, diciamo, inglobato nella membrana mobile, adesso invece è a parte, quindi è staccabile. Un particolare estetico che è piaciuto molto e che piace molto anche a me è questa, diciamo, rifinitura in alluminio sopra con della pelle Connolly, la solita pelle, di pecora inglese che ha preso tanta acqua e vento, quindi è più bella, che sta sopra e che, diciamo, rifinisce ancora di più e ancora meglio il mobile. Il plinto anche nuovo, all'interno poi ci sono tantissime novità, Ma? No, ma dovremmo chiedere a qualcuno di molto più esperto di più che me, altro, insomma, chiedere come vanno, è come chiedere all'oste se il vino è buono, invece bisognerebbe chiedere a qualcuno super partes, e vogliamo quindi andare da Fabrizio Montanucci, che dici? vogliamo andare a Chissà se Fabrizio? c'è, Chissà andiamo a se vedere c'è. se Ah, andiamo c'è. a vedere se c'è. Andiamo. Aspetta. Rispondi bene. Cercherò. Allora ti faccio una domanda, ti formulo una domanda. Come vanno queste nuove Bravissimo. 800? Va bene, lo vedo convinto, Emilio. No, vanno veramente in modo particolare. Soprattutto il mid-range è qualcosa di assolutamente nuovo dal punto di vista tecnologico, dei risultati in generale. Ha una distorsione estremamente bassa e una distorsione estremamente bassa anche con segnali particolarmente complessi, come sono quelli musicali. Diciamo che ha prestazioni già notevolissime nelle misure tradizionali, ma in quelle che utilizzano segnali molto complessi va ancora meglio e lì emerge veramente la differenza anche con le generazioni precedenti. Lo possiamo vedere da questo grafico parziale, questa è la nostra misura di Total Noise Distortion ed è una misura in cui, noi misuriamo prima il rumore ambientale, che è qui rappresentato in rosso, ed è un rumore molto basso. Quello che vediamo in blu sovrapposto è il segnale acustico acquisito sul diffusore, mentre sta riproducendo il segnale di prova, che è un segnale molto complesso, forse anche più complesso della musica. E come vediamo, ci sono il segnale di prova dei terzi d'ottava pieni e terzi d'ottava vuoti. Questi sono i terzi d'ottava pieni. In quelli vuoti dovrebbe esserci idealmente solo il rumore ambientale, e in questo caso c'è perché non c'è distorsione. La distorsione prodotta dal mid-range è talmente bassa che scende al livello del rumore ambientale. Quindi, per poterla misurare, abbiamo dovuto usare strategie differenti da quelle standard. Quindi è il miglior mid-range che tu abbia mai misurato? Sì, allo stato delle cose, sì. Quindi possiamo parlare di una nuova rivoluzione della BFV, quindi una nuova introduzione di un mid-range come era stato per il Kevlar del tutto rivoluzionario? BMW già produceva mid-range eccellenti in precedenza. Diciamo che lei è un'azienda che tradizionalmente produce mid-range eccellenti da almeno 40 anni. Questo è uno step avanti notevole.
già rispetto anche rispetto alle generazioni precedenti. Il test completo naturalmente è sulla rivista di maggio in edicola, che è il numero 442 di Audi Review.